Salve a tutti ragazzi e benvenuti nella 35esima puntata della serie Nargehalem qui su Farming Simulator 15. Oggi guardate un po' con chi sono. Sono con il mio compagno di merende, Marchetto 87, eccolo qua. Buongiorno a tutti. Cacchia, non so ciappare anche la peste. Ai ai ai, il nostro Marchetto è influenzato ragazzi, diciamo così, alla scusante se farà qualche danno. No, non devi combinare niente. Allora però ragazzi, dimmi. Te domando, mi hai detto 5 giorni di ferie. Come 5 giorni di ferie? Oh, hai appena cominciato a lavorare e già vuoi le ferie, Ma beh. No, d'altronde, insomma, avevo il dottore e posso dare la mutua. Vabbè, vediamo un po' se te la dà. Io pagherò il dottore per non fartela dare. Va bene, dai, anche sto. Allora, ragazzi, nella scorsa puntata, se ben l'avete vista, abbiamo finalmente fatto silato, trinciato di mais. Abbiamo riempito, diciamo così, queste due trincee qua. Sono belle, piene, proprio colme. Sta appunto fermentando. E a fermentazione completata, io ho già portato qua la pala per Marchetto, giusto? Mamma. E così almeno poi il nostro Marchetto venderà tutto il trinciato al biogas per produrre piscio ed energia. Giusto Marchetto? Ovvio. E skei. Esatto. Nel frattempo ragazzi ho messo ad erpicare il campo 23 con l'operaio e stiamo finendo di trinciare il campo 37 di mais. Quindi ragazzi niente, è il tempo di organizzarci un po' con i lavori e ci vediamo dopo quando siamo più o meno a tiro. Allora ragazzi, c'è un piccolo cambio di programma, mentre io appunto ero qui a lavare il mio bel John Deere. È arrivata l'offerta della Colza, ragazzacci, che ce la pagano 4.000 euro a tonnellata per 1,8 alla compagnia d'intrasporto. Quindi ragazzi, io direi di darci sotto a vendere e finiamo di appunto di lavare il nostro trattore, come veramente non ne può veramente più. Il nostro Marchetto, il trattore, non lo lava mai, L'ho gelato. Esagerato. Ok. E per l'occasione ragazzi io direi una cosa, che ci compriamo un bel camion, né? Cosa dite ragazzi? Io direi che è una bella scelta. Mi disaria perché alla fine, sì, tanto voglio dire, abbiamo 623.000 euro, ce la paghiamo, cioè, con due viaggi di Colza è già ben ripagato, ne abbiamo 700.000 litri, quindi anzi direi anche di darci una botta. Ci dirigiamo giù allo store, così almeno ci compreremo il nostro bel camione con un bel rimorchio. E così almeno il bilico. Esatto, un bel bilico camion. Prendiamo il man. Adesso il colore lo scelgo io perché Marchetto me lo farà prendere fucsia di nuovo anche questo. Ovvio. Sì certo. Io direi, vabbè, a me piace il colore bianco, ragazzi, non so cosa dirvi. A me piace bianco. Il bianco mi piace, mi è sempre piaciuto. Ci pigliamo il nostro crampe che tiene 59.000 litri. Ok. Direi di agganciarlo, guardate che bello qua il nostro bel mezzo, come si deve. Bando alle ciance, ragazzi, agganciamo tutto e andiamo a caricare. Così almeno finalmente facciamo un po' di skei, ragazzi. Era allora, Ok, ragazzi, siamo arrivati al punto di scarico. Qui di fianco a me c'è Marchetto. E adesso però dobbiamo selezionare. Ho sbagliato tasto, strumento, tutto, ordine, colza. 708.000 litri, ragazzi. Quindi ne abbiamo veramente, ma veramente tanta roba. Il punto di vendita è compagnia di trasporto lì sopra il campo 10, quindi diciamo che è anche abbastanza facile arrivarci. Quindi niente, bando alle ciance, ciancio alle bande, ragazzi, ci andiamo a vendere perché i soldi sono come le donne, non sono mai abbastanza, quello che dico, giusto Marchetto? Concordo 100%. Copriamo ragazzi
Diamo subito a vendere che abbiamo fame di soldi, fame di soldi. No, aspettiamo il nostro Marchetto, dai che carica. No, vabbè, dai, tanto Marchetto al mio Deus, ragazzi, io non lo so, ho paura, ho una paura che è terribile. Che fine farà il Deus, eh? No, vabbè, va, Lo scopriremo nel corso della puntata. questa mattina non sono in livello di danni, perché purtroppo, Sì, infatti ho sbagliato strada. dimmi a sacco che non voglio far danni. Cartello, cartello! Tum, secco! No! Mi sono driftato. Bravo, bravo Mona, buon dai, Dai, adesso c'è il arrivo, primo kick, mancarico, c'è il bella. mancarico, ragazzi! Non monta, non monta! Perché non monti? Non ti piace montare? Man? Eh? Dobbiamo girare a sinistra. Comunque, siamo arrivati finalmente alla compagnia di trasporto sani e salvi. Vediamo con un camion quanto riusciamo a prendere. Scarica. Siamo a 310. Vediamo un po' quanto arriviamo. Esattamente 246.000 euro a camion, ragazzi. Quindi diamoci una botta. Aspetta che scarica anche il nostro marchetto. Oh, non mi frega, oh, non mi frega sto mestiere. Non frena sto mestiero qua. Eh? Perché No. io il trattore lo uso, io lavoro, i freni li Oh, consumo. senti, ciao per ti che ti hai rotto le scatole, ciao per ti scrivo le euro, io perché ti hai rotto le scatole, basta. Ti ho detto cambiato del cacchio. Direi che Mamma mia. cascata proprio a fagiolo questa offerta qua, eh? Almeno ci rimpinguiamo un po' le casse, ragazzi. Ah, una news, avremo una così un'intenzione di aggiornare la mappa alla versione la Norgeon la 2016 la 1.4. Però ragazzi, per farlo è un casino perché perdiamo il salvataggio e quindi purtroppo alcune cose le rifaremo, ma alcune cose, per esempio i soldi li rimetteremo nel salvataggio per vie traverse, così come i litraggi di roba nei silos e via dicendo. Adesso comunque verrà aggiornata la mappa, che merita, quindi Tanta roba. esatto, merita, merita. Quindi niente, ragazzi, dai, vi taglio la strada fino al punto di carico e ci vediamo dopo. Ok, ragazzi, arrivati al punto di carico, il nostro marchetto sta per vendere il suo carico. Vai pure, marchetto, sparaci giù dei soldi. Tanto vediamo un po' quanto arriviamo. Guardate come aumentano gli skei, siamo quasi già a 600.000, 600.000 euro, direi che facciamo un bel colpo oggi, ragazzi, eh. 246.000 euro entrati, siamo a 639.000 euro, quindi direi che andiamo su bene. Allora, ragazzi, siamo riusciti a sfruttare al meglio questa offerta, purtroppo ormai è calata l'offerta della colza. Adesso prima ce la pagavano 4.000, adesso 2.007, quindi ormai è in ribasso. Abbiamo tirato su un po' di soldi perché, come potete vedere dal LUD, abbiamo superato il milione, quindi siamo a 1.049.000 euro, quindi diciamo così che possiamo accontentarci, no, Marchetta? Cosa dici te? Chi sa contenta, vole! Così, Per qui sì, così. così così. Certe notti sono noti. Vabbè, dai, a parte questo scratch di Ligabue che sono anche stonato e che sono anche voce rauca, diso che sei contento, dai. Allora, Io do. vai giù, certamente, certamente. Tu, Marchetto, vai giù a svuotare le trincee o stai dietro alla trincia? Visto che ho sbattuto un bel po' delle volte al camion, meglio che voto un po' di trincea, però Ok. sono sicuro che non faccio danni. Allora, fai una cosa, porta giù il camion, il bilico giù lì al campo 37, che ci andiamo giù con il camion, visto che l'abbiamo comprato e porta un po' di più di peso, quindi sfruttiamo meglio i viaggi così. Va bene, capo. Ok, ragazzi, velocità impostata, quindi sotto la trincia, sotto a chi tocca, mangiamoci questo campo e via. Il nostro marchetto si sta divertendo con la pala, mi raccomando, non finisci dentro il digestore. Guarda, ce l'hai come quella del 2013, guarda, sono finito dentro un bel po' che le volte.
Tanto ci facciamo una screen che sta lavorando, perché sennò la gente non ci crede, eh. No, io mi sono strisciato Non comprano, eh. tutto. Mi sono strisciato tutto il cambio. Comunque, ragazzi, devo dire oggi, dai, puntata tranquilla e seria. Fuori No, dai adesso nostri non si fa dire. standard, eh. Come mai? Domenica mattina, raro. Ok, ragazzi, campo quasi ultimato. Il nostro Marchetto è andato avanti tutto il tempo a svuotare la trincea, ha fatto un lavoro, diciamo così, certosino. Abbiamo ancora guadagnato, ragazzi, perché se vedete bene i soldi siamo saliti a 2.136.000 euro, quindi voglio dire, ce lo pagano bene sì lato, ragazzi, eh? Molto molto bene. Quindi big money, eh? E rinnovo. E rinnovo, Ah. eh? La prossima, ragazzi, faremo rinnovo, eh? Comunque, mi sto facendo a palla, tettori, il rullo de Maru e se mettiamo con bilico. Ma va bene, va benissimo. Campo ultimato, arrivo giù a scaricare, Marchetto. Eccolo qua, è arrivato, eh? No, levati. C'è qualche problemino? Vai tranquillo che adesso vengo lì. È un campionato CP grosso, non capisco, basta. Ecco. Beh, praticamente si può dire che quanti soldi abbiamo fatto con il silato? Parecchi. Gioca, valiamo quanto che cosa vuota dare trincea. Parecchi, perché abbiamo superato i 2 milioni. Va bene, ragazzi, adesso andiamo a caricarci il camion di barbabietole. Così almeno andiamo a dare un Sì, po' ma da tamo. mangiare alle mucche, povere, poverette. Facciamo un bel carico da impienarla tutta proprio. Senti, mi qua mi sono un attimo. Mi vedo un attimo a birra. Va bene? Va bene, vai, ecco, mi raccomando, ubriacati, Ovvio! eh. Così almeno poi mi vieni su bello sano, eh. Ovvio! Tanto andiamo a vedere un attimino la vasca del liquame, a vedere un po' a che percentuale è. Perché visto che anche per la prossima semina vorrei fertilizzare i campi con il nostro liquido manure. Uno, ci risparmiamo, e due, la roba viene più genuina. Giusto, Marchetto? Esatto, mi so contro la roba chimica. Meglio Esatto, buttare anche piscio e merda piuttosto che esatto, buttare. un po' di Merdex, ragazzi, va bene sempre. Acqua ne hanno ancora, vedo. Oh, ma che Rossi sei è vuota, esattamente? è vuota. Abbiamo fatto bene a farlo, ragazzi, perché è proprio vuota la nostra mixing plant. Marca rosso, quindi. Esattamente, che manca l'acqua, manca l'acqua. Oh, posso fare un viaggetto con la botte? Ma certo. Ok. Bello, Ma finiamo nel andrà a fiume. finire nel fiume? Ma io penso proprio di sì. 40% No. di barbabietole cariche, ragazzi. Ok, tornato verde. Andiamo un po' a vedere un attimino per curiosità il deposito del nostro liquido manure. Ok, 12%. Vabbè, comunque abbiamo 103.000 litri, eh. 103.000 Niente litri male. non è niente male, perché un campo ci esce tutto. Ma proprio tutto fertilizzato con questo. Allora, ragazzi, siamo dietro, Marchetto. Siamo dietro a piedi. Vediamo un po' la corsa con la botte alla birreria. Non so se. Vieni qua. Ci arriverai intero. Non lo so, vediamo un attimino. Ce la fai, vediamo un po'. Vedi, qua c'è il ponte. Qua c'è il ponte, io te lo dico, eh. Qua c'è il ponte. Eccolo lì, secco. Meglio l'aria che dentro il fiume. Vabbè, dai, un caffè lag è stato questo, no? O no? No, sono rimasto a spararmi. È arrivato sano, eh? Vedete l'acqua che sta andando su. Ebbene, ragazzi, dopo questo scarico di roba andremo a posteggiarci su, perché ormai il nostro tempo purtroppo sta giungendo al termine. E quindi ci salutiamo, salutiamo. Eccolo qua, ragazzi, cercavo di fare il pieno. Lo sapevo io che finivo così, eh? Vedi? Catana, ma Cercavo di fare il pieno e dove è finito? Nel fiume, nel laghetto. basta che rinuncio. Dove stai andando? Dove vai di corsa? Dove stai? Via. Ok, ragazzi, cisterna ripristinata, eh? È ancora un po' bagnata dentro, eh? Come mai? Che fine ha fatto?
Va bene ragazzi, anche quest'oggi un po' di lavoro è stato fatto, direi che un po' di soldini ne abbiamo guadagnati. Per questo video è tutto, non ci rimane che invitarvi di lasciare un like ed un commento ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi, aiutateci a crescere, quindi strucca il quel botton. Marchetto, hai qualcosa da aggiungere? Qualche tua perla, dai, sfamaci con una tua perla. Hai mona. Grazie. Qui da xdruid88 è tutto e da... Marchetto87 è tutto e da buonanotte a tutti. Ah sì, buongiorno. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima. Ciao.